Napoli per vicino, la nuova piazza è finalmente terminata. La vera novità era presentata dai posti rosa che il comune mette a disposizione delle mamme, proprio come quelli che si trovano nei parcheggi degli ospedali e dei centri commerciali. Questa è nella totalità la nuova piazza di Torre Belvicino, ripresa dall'alto con un drone. Il paese è una vera piazza, non l'aveva mai avuta e ora può vantare una delle più belle vedute della provincia di Vicenza. Sì, sì, la trovo comoda. Sicuramente la segnaletica è, diciamo, verticale, scusi, orizzontale, è fatta bene, chiara e anche completa. Conoscevo il segnale e poi ho visto la carrozzina lì e ho dedotto che sia per le signore. Una piazza che conserva buona parte dei parcheggi con le strisce bianche, cioè gratuiti. Parcheggi che pensano anche alle macchine elettriche, ai portatori di handicap. Una veduta resa ancora più interessante dal monumento all'industria rappresentato da alcune turbine in disuso. Certo, una rivoluzione importante per dare un po' più di vita a questo centro che abbiamo intenzione di identificare con qualcosa di più rispetto a quello che c'era prima, qualcosa di significativo e in particolare il panorama che poi si vede anche da qui, da dove ci troviamo adesso, e questa cosa di attenzione nei riguardi delle persone deboli ma importanti per tutti, appunto le mamme che hanno necessità appunto di raggiungere più agevolmente le attività commerciali del paese. Il comune ha investito 120.000 euro in un progetto che rivoluziona il concetto di centro e che delinea finalmente un'intera zona.